Buonasera, mi sono svegliato stamattina con la notizia della Superlega. Se ne è parlato anche ieri, ma mi sembrava talmente assurda e stupida la cosa che non valeva la pena di prestarci attenzione. Mi sveglio e vedo che questi hanno deciso di fare la Superlega. È tutt'oggi che faccio dichiarazioni, ho fatto un tweet e così via. Ho cercato di capire, però, pensandoci su cos'è la cosa che mi dà più fastidio. Il fatto che non c'è più il criterio del merito per entrare nelle competizioni europee, il fatto che c'è un numero di club che si autodefiniscono superiori per definizione agli altri, cosa che ricorda il periodo precedente alla Rivoluzione francese, quando si nasceva con il sangue di un certo colore e non si era uguali di fronte alla legge. C'è tutto questo, ma forse la cosa che più sinceramente mi dà fastidio è il fatto che uno si sveglia al mattino e la propria vita, che è sempre stata caratterizzata dal calcio, dalla Serie A, in cui l'Inter giocava con le squadre di provincia e viceversa, dove una squadra piccola poteva battere un'altra. La Coppa Italia, la Champions, la Coppa dei Campioni, come si chiamava una volta. Tutto questo viene sconvolto per una decisione presa da qualche multinazionale che ti decide che bisogna fare tutto in modo diverso, ben sapendo che facendo questo avrebbero sconvolto l'intero calcio. Io questa cosa la trovo insopportabile. Fra l'altro, io penso fermamente che le società sportive dovrebbero appartenere, come succede in Germania, per quasi tutte le squadre, ai tifosi. E vedere queste decisioni prese da queste multinazionali, a cui non importa niente del calcio, della storia, della società, eccetera, a me questa cosa mi dà estremamente fastidio. Quindi io spero che questa iniziativa fallisca, che gli stati intervengano per guardare se fate questa cosa, i giocatori per esempio non parteciperanno più ai tornei, alle loro nazionali. E se poi andassero avanti, io il calcio non lo seguo più, e questo calcio se lo guardano tra di loro, vediamo quanti spettatori ci saranno. Arrivederci.